anche le dichiarazioni di Antonio Marino non fanno chiarezza sulla vicenda, contraddittorie tra loro. Una volta dichiara di non aver nulla a che fare con la vicenda Brindisi, l'altra invece afferma che è tutto fatto e che Brindisi è praticamente cosa sua. Ma ascoltiamo le parole di Antonio Marino. Si sta andando avanti, quindi queste sono cose di assorbimento di un pacchetto societario che chiaramente bisogna essere certi e convinti di prendere una qualche cosa. A scatola chiusa nessuno compra, lei comprerebbe a scatola chiusa? Assolutamente no, ma il tempo stringe, bisogna capire cosa succederà. I tempi li conosciamo molto bene, l'incontro con il sindaco è stato un incontro per esporre benissimamente tutto il programma, tutta la situazione, lui è d'accordo e avere un partner come il sindaco è una cosa importante. Marino, questo passaggio ci sarà sì o no? Ma ripeto, il passaggio noi già l'abbiamo dato per certo, se no io non sarei qui, no? E la firma? La firma? C'è la firma? C'è, quando c'è la certezza. E quando ci sarà? Sono tempi tecnici che stiamo aspettando. Senta, il presidente a livello internazionale parlava di inghippi, che tipo di inghippi ci sono? No, nessun inghippo. Parlava di banche? Nessun inghippo, no. Intanto voi non avete ancora contattato i giocatori e questo è un passaggio imprescindibile? Questo lo si fa quando si ha la certezza matematica al 100%. Il giocatore non ha problemi, il giocatore ha tutto l'interesse di chiudere, perché se la società fallisce il giocatore non prende un euro. E invece questo gruppo di imprenditori cosa farà a Brindisi di specifico? Non è un gruppo di imprenditori, è un gruppo internazionale che darà lustro a tutta la zona di Brindisi, del Salento e della Puglia. È un gruppo internazionale, ma di cosa si occupa nello specifico? Si occupa di quello che voi avete scritto. Del petrolio? E l'avete scritto, no? Quindi. Cerchiamo conferme però. Non è un gruppo, sono due gruppi. Uno da una parte e uno dall'altra, uno africano e uno australiano, che è poi il nostro partner. Ce la faremo? Se non chiudono certi discorsi non possiamo andare avanti qua. Ce la faremo entro il 30 giugno? Se non ce la dovessimo fare materialmente, stiamo trovando delle alternative in modo tale che poi possiamo slittare un discorso societario di assorbimento del pacchetto successivamente. E comunque la categoria sarebbe salva? Sì. Questo è importante, se no, io ho scelto Brindisi perché sono di Lecce, quindi chiaramente sono anche un agente FIFA, mi interessa e amo il calcio. E invece loro perché hanno scelto Brindisi? Sul mio indirizzo, perché intendiamo avviare un discorso importante di internazionalizzazione del territorio pugliese in quel africano, che chiaramente è il continente che noi dobbiamo guardare per il prossimo futuro, ma che io ho già guardato 20 anni fa. Io sono 20 anni che vado e vengo dall'Africa, quindi ecco perché c'è stata un'insistenza da parte mia, perché il Brindisi ha un interporto che è Langue. Se invece mettiamo piede noi, l'interporto si trasforma. E quindi dovreste parlare anche con il presidente dell'autorità portuale a questo punto? Quando sarà il momento, quindi c'è un discorso anche a livello turistico, c'è un discorso anche di investimento, di imprenditori importanti a livello turistico, perché noi faremo una vetrina del calcio della gioventù con un impegno di avviare una cooperazione nello sport della gioventù con i paesi in via di sviluppo. Cioè noi faremo un'accademia internazionale qui a Brindisi. Non a Lecce. Non è fantascienza? Fantascienza, lei dice? No, i progetti sono già belli fatti. Attendiamo di vederli? Certo, se non li faccio con i Brindisi, li facciamo con un altro. Non è un problema. Io ho scelto Brindisi. Io preferisco Brindisi. Io amo Brindisi perché ci ha giocato qui mio cognato Mellina, nel tempo di Renna, nel tempo di Aldo Sensibile. Quindi, Morale della Povera è morto, poverino, dopo Brindisi è morto. E ci tengo perché ho miei parenti qui a Brindisi, amici, colleghi, Giampaolo Zeni e compagni. Quindi ci tengo, poi Lecce, 40 chilometri stiamo. Io sto a Milano, però sto rientrando e se devo rientrare voglio rientrare alla grande.